tifosi della Lazio sono in rivolta. I loro dirigenti hanno ceduto Raggio di Luna per 135 milioni alla Roma, la più grande nemica. Arne Selmason, svedese, gioca a mezzala. Ha 27 anni, alto 1,70, pesa 74 kg. È sposato con due figli. Era l'idolo della tifoseria azzurra. Non c'è nulla da fare. Giocherà in giallo-rosso. Hermes Muccinelli invece è tornato all'ovile. È alla destra, ha 31 anni, alto 1,63, pesa 60 kg. È celibe. Per 10 anni ha giocato nella Juventus, poi per 3 anni è stato alla Lazio. Ora è tornato alla Juventus che l'ha ottenuto per 15 milioni. Logico che Topolino, il figlio al prodigo, sia accolto al suo ritorno da Capitan Boniperti. Lo sport è fatto anche di amicizia. Kurt Erik Palmer ha trovato finalmente la valorizzazione della sua classe. È svedese, gioca a mezzala, ha 28 anni, alto 1,74, pesa 68 kg. È sposato con un figlio. Per anni ha giocato nel Legnano. La Juventus per 37 milioni gli ha fatto fare il salto dalla Serie C alla Serie A. Ogni anno con l'estate a Wimbledon si apre l'Università del Tennis. Sport ritenuto chissà perché mondano, offre alle donne un'occasione di più per distrarre gli uomini dalle gare. Ed ecco sfilare cappellini bizzarri. Ecco strambe borse deviare l'attenzione del cronista, attratto poi da gonne a palloncino e da ombrelli in tinta. Solo i fotografi dilettanti vanno a caccia di campioni vecchi e nuovi. Mentre le campionesse prese dall'ambiente assumono atteggiamenti da manche e ci sanno fare. Un campione di domani attrae l'attenzione dei curiosi, più dei campioni di oggi. Ma poi qualcuno si ricorda anche dello sport. Che diamine! All'Università di Wimbledon si laureano in tennis campioni d'ambo i sessi. È una faccenda molto semplice. Ci si infila nei piedi un paio di scarpe da palestra, una delle quali viene infilata in uno sci acquatico che a sua volta si infila nell'acqua e via sull'onda sopra un solo sci. Attenzione ora, a 40 miglia all'ora con pronto scatto si butta a mare lo sci e si va a piedi. Bastano le scarpe a reggere sul pelo dell'acqua lo sciatore appiedato. È facilissimo, a oltre 60 all'ora basta tenere fuori dell'acqua la punta dei piedi. Per fermarsi basta un nulla, una capriola a salto mortale, provare...